Se Padre Pasquale ha parlato di Nuccia, potremmo dire da tifoso, no? Perché ha seguito fin dall'inizio e ha perorato la causa beatificazione. Io parlo di Nuccia anche se non l'ho conosciuto, come rettore di questa chiesa che custodisce i resti mortali della Beata. E quindi reputo, già che questo è un grande dono per questa chiesa e per questa comunità, la presenza dei suoi resti mortali. A questa presenza fisica dei resti mortali si aggiunge questa presenza spirituale efficace di intercessione presso Dio. E l'abbiamo sperimentato, no? Io tutte le mattine mi fermo nella cappella a pregare Nuccia. Perché sento la forza di questa presenza qui. E posso dirvi che Nuccia è di grande attualità per la sua vita, per la sua testimonianza. Per dimostrare questo, voglio partire dalla seconda lettura che abbiamo proclamato. Il tema delle letture di oggi è quello della vocazione profetica e della missione profetica, che si incarna nel profeta unico, definitivo, che è Gesù Cristo. Però San Paolo nella seconda lettura ci dice che tutti possiamo essere profeti. Se mettiamo Dio al primo posto, e se Dio è al primo posto, relativizziamo tutte le altre nostre relazioni con le cose del mondo e perfino con gli affetti più intimi. Ma Lucia ci dà proprio questo messaggio. Di mettere al centro Cristo nella nostra vita e spenderci per Lui. Il suo cammino spirituale di perfezione si fonda appunto primariamente sulla centralità di Gesù nella sua vita. E Cristo è il Cristo crocifisso a cui lei si ispira. Nuccia non era un'esegeta, una teologa, ma nella sua semplicità credo che fondando la sua spiritualità su Cristo, sulla centralità di Gesù, abbia letto, sentito parlare di quello che l'Apostolo Paolo dice, no? Per me l'unico vanto è la croce di Gesù crocifisso. E in un altro passo San Paolo dice che io sono stato crocifisso con Cristo. Cristo è stato crocifisso per noi e io sono crocifisso con Cristo. Come ci troviamo con la spiritualità di Nuccia? Lei si offre come vittima in espiazione dei peccati del mondo con Gesù crocifisso.
Leggendo il Testamento, vi invito a leggerlo, perché lì c'è il messaggio di attualità che io sto illustrando. C'è un passaggio dove lei dice: ti ringrazio Signore per il dono della fede. E noi dovremmo ringraziare ogni giorno il Signore per questo dono della fede che ci ha associati alla famiglia di Dio, ci ha fatto diventare Suoi figli. Però lei dice: perché la fede, attraverso la fede, sono riuscita a comprendere la sapienza della croce. Cioè, attraverso la fede lei ha capito il senso della sua sofferenza, il valore della sua sofferenza, come purificazione e come grazia per i fratelli. E c'è un altro passaggio sempre nel Testamento, in cui lei dice: nelle tue piaghe mi sento amata. Non tocca il cuore questa parola di ciascuno di noi, questa parola di Nucci? Non possiamo restare indifferenti di fronte a questo, no? Questo vuol dire che lei ha scelto Gesù crocifisso come punto di riferimento della sua vita. E questa espressione ricorda un brano della Bibbia, del capitolo 53 del profeta Isaia, che preconizzando Gesù crocifisso dice: nelle tue piaghe siamo stati guariti. Nelle tue piaghe mi sento amata, perché l'amore di Dio verso di noi raggiunge il colmo, l'apice, il punto più alto nella croce di Gesù. Lì si manifesta l'amore di Dio per noi. E Nuccia si riconosce come destinataria di questo amore di Gesù crocifisso e mette Gesù crocifisso al centro della sua vita. Vogliamo vivere veramente la nostra fede cristiana? Dobbiamo imitare Nuccia. Un altro punto, ne metterò tre, potrei parlare pure fino a domani, ma siamo già stanchi. Un altro punto fondante della sua spiritualità è l'Eucarestia. Gesù è Eucarestia, che lei riceveva frequentemente, che adorava, pregava. In Gesù Eucarestia lei trovava la forza di darsi una ragione delle sue sofferenze permesse dal Signore. In Gesù Eucarestia trovava il sostegno. Perché un Dio che si nasconde nell'ostia consacrata, in questo piccolo frammento di pane, e che cammina con noi ogni giorno, condividendo le nostre gioie, le nostre angosce, le nostre speranze, per forza deve essere il nutrimento e il sostegno del cristiano che vuole imitare Gesù Cristo. E Nuccia ha fatto questo. Molto bello questo. Poi l'altro punto della sua attualità e della sua spiritualità, la devozione a Maria. La devozione a Maria
lei l'ha avuto fin da bambina, stabilendo con la Madonna un rapporto filiale, veramente rivolgendosi a lei come ad una mamma, ed è stato alimentato questo sentimento nei confronti della Madonna da quando lei ha fatto un viaggio a Lourdes che l'ha segnato completamente nel profondo del cuore e l'ha resa partecipe delle sofferenze, dei dolori, delle prove dei fratelli, come Maria ai piedi della croce. Un altro esempio, quindi, che ci dà Nuccia, no? Se vogliamo camminare sulla strada di Dio e raggiungere la santità, perché tutti siamo chiamati alla santità, allora Nuccia ci indica questa strada. La forza viene dalla nostra intimità con Maria, la madre di Gesù. E lei teneva il rosario sempre nelle mani. Vedete che pure nelle fotografie emerge questo, no? Allora veramente io credo che noi dobbiamo continuare ad approfondire questa spiritualità di Nuccia e attingere a questa sorgente per alimentare la nostra vita spirituale e per dare una testimonianza della nostra fede in maniera coerente come l'ha dato lei, che ha dato sollievo, conforto, speranza. Perfino ai carcerati si è rivolta. E quindi se non era opera di Dio, immaginiamo, come mai una donna che è seduta perennemente su una sedia, piena di dolori e di sofferenze, può parlare di vita e di speranza? Una persona che non gusta la qualità della vita, perché è provata dalle sofferenze, eppure lei incoraggiava a vivere, soprattutto ai giovani, a dare un senso alla loro vita, partendo dalla fede e da Cristo. Ecco, allora lei veramente, questa forza di dare coraggio, speranza, conforto, sollievo a tutti da quella sedia dove era immobilizzata, sia nei messaggi di Radio Maria, sia nei colloqui che aveva con le persone, l'attingeva da Gesù crocifisso, da Gesù Eucaristia e da Maria, che sono state le colonne del suo cammino spirituale, che indica anche a noi. E speriamo che possiamo seguirlo noi, no? Altrimenti le commemorazioni non valgono se non cambiano la nostra vita e se non cambiano il nostro modo di rispondere al Signore.